Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Game Invaders. Oggi ci troviamo sulla serie Subnautica. Cominciamo subito appunto con il nuovo gioco, quindi qua abbiamo la difficoltà, Freedom, diciamo che è semplice, quindi abbiamo l'ossigeno, abbiamo la semplice vita, e poi sul Survival abbiamo ossigeno, vita, abbiamo bisogno di acqua e bisogno di carota, di hardcore, che addirittura mi sembra che se si muore non si può più respawnare, quindi semplicemente bisogna resistere. Io ragazzi andrò con la Survival, almeno insomma se moriamo non succede niente. E soprattutto scusatemi se ogni tanto va via, cioè insomma si zooma la telecamera e poi va via, quindi perde della gradazione. Sto caricamento è interminabile, dai di meglio di rimettarci via. Storia molto brevemente, ci siamo schiantati con un'aeronave, con l'aeronave. Ci siamo schiantati con un'astronave su un pianeta e ci siamo resi. Questo pianeta è pieno di acqua intorno, quindi è tipo un mega oceano che ricopre tutta la Terra. Non siamo all'interno dell'aeronave, ahia questa aeronave, ma siamo all'interno di un sottomarino. Quindi, prima di tutto, la cosa principale da fare è prendere qualcosa che ci possa essere utile per la nostra sopravvivenza. Allora abbiamo uno strumento che serve, non so cosa è successo, è uno strumento che serve principalmente per vedere con la luce sotto, andare anche più veloce sott'acqua. Possiamo costruire e distruggere il terreno, quindi modificare il nostro piacimento e così via. Diamond, che sarebbe appunto il diamante, e poi abbiamo questo che è una stecca di legno che non so assolutamente cosa faccia, ma credo che sia sempre per il crafting. Questo è il pianeta che noi, dove noi dovremmo sopravvivere. E quella là è l'astronave dove ci siamo schiantati. Io direi che ci possiamo anche buttare, quindi fare il nostro primo vero tuffo all'interno dell'oceano. Go! Allora ragazzi, vi premetto che io so nuotare, dell'acqua non ho paura di niente, però sinceramente penso come quasi tutte le persone, ho cagarella, ma la vera cagarella, degli abissi e cose così. Sotto di me potete vedere appunto l'ossigeno nella prima barra, le quattro barre dove ci sta l'ossigeno nella prima barra, poi ci sta nella seconda la vita, quindi 100% abbiamo l'ossigeno. Quello che abbiamo detto già, la carota sarebbe il cibo, sta al 39% la parte appunto la barra verde, quindi dobbiamo stare comunque abbastanza attenti, e poi 82% invece l'acqua. Avrei puntato, quindi ho intenzione di fare subito è costruirmi un coltello, quindi trovare determinati materiali da mangiare. Ovviamente non mi ricordo come si fa il coltello, quindi devo tornare indietro. Questi che possono sembrare una roccia, sono delle cose ragazzi che permettono di far fluttuare le cose, quindi semplicemente le prendo, vedete che poi tengo le cose in mano così e le attacco a qualcosa, o semplici brufoli attaccati. Ok, perfetto. No, sono morto, non ci credo. Comunque tanto mi serviva perché dovevo tornare qua dentro. Qua dentro questa piccolo sottomarino che abbiamo, che ci serve un po' come hub centrale inizialmente. E possiamo costruire delle cose tramite questo apparecchio che ho appena cliccato. Quindi è un semplice crafting. Vorrei crearmi su Tools un knife, un coltello, quindi per del titanium e il silicone. Però ragazzi fa un caldo bestiale, fa un caldo bestiale. Se sentite ogni tanto una voce femminile sotto, da quello che ho capito dovrebbe essere la base madre che ovviamente parla con te, ti avvisa se il tuo ossigeno è in basso e così via. Ho cercato di diminuire il più possibile l'audio, almeno vi faccio sentire più la mia bellissima voce. Oh, che cacchio è? Ma che è successo? Ragazzi, non so che cacchio è successo, mi sto cagando sotto. Che è successo? Si è esplosa? Ragazzi, male, male, male. Mi sa che è esplosa l'astronave. Mi stavo cagando sotto, ragazzi. Mi stavo veramente cagando sotto perché ho visto sotto queste cose. Soprattutto a me il mare mi mette l'ansia, effettivamente. Quindi non so che cacchio aspettarmi da qua sotto. Cioè, può succedere veramente di tutto. E vi faccio vedere un attimo come cucinare le cose. Se riesco, guardate questi animali qua. Scorreggiano dietro e quindi oh. No, sto morendo ragazzi, non so che cacchio fare. Ma chi è? Mortacci tua pezzo di m***a. Sotto, non voglio vedere sotto, non voglio vedere sotto che c'è, sai. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Allora, dicevamo, non mi ricordo che cazzo volevo fare. Per certo, devo farvi vedere come si cucinava un pesce, ma ovviamente l'ho buttato mentre scappavo. Un gioco fatto di
di acqua dove non ci sono i cazzo di pesci. Comunque ragazzi, vedete, ecco, allora vi faccio vedere anche qua. Questi ad esempio sono dei funghi semplicissimi che per esempio potete raccoglierli. E questi sono ottimi perché? Perché se state messi malissimo non sono ottimi. Infatti mi schianto sulle cose. Però adesso vi posso far vedere come mangiare. Vabbè, aspettate, posso prendere più altre queste qua. Quindi qua pezzo sono di merda. Madonna ragazzi, col mouse. No, sono rimorto? No ragazzi, non ci voglio credere, sono rimorto, non ho visto ossigeno. Ma che cosa facevo da vedere una barra sotto? Un pesce incredibile, ecco, è diventato pure buio, viene pure l'ansia. Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Pezzo di merda. Eccolo, eccolo. Questo qua, ragazzi, dovrei cucinarlo. Oddio, sto rimorendo. Sto rimorendo. Vai, vai, sto rimorendo, sto rimorendo, sto rimorendo, vai. Oh, ci mette un'ora però per salire su. Oh, oh, che cazzo vuoi? Guarda quanti cazzo sono. No, guardali, guardali in due, oh, ma che cazzo volete da me? Ci siano, madonna, cioè, dai, su, sbrigate. Oh, oh, oh. Dai, 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 hai preso aria. Allora, ragazzi, io sinceramente non vi posso far vedere la nave. Non vi posso far vedere la nave, ragazzi, perché ci sta la... Ci sono le radiazioni. Ci sono le radiazioni. Praticamente queste radiazioni ci ammazzano, mentre la nostra vita cala piano piano e quindi... facciamo una brutta fine. E quindi non ve la faccio vedere. Magari nella prossima puntata, se volete, mi creo una tutina antiradiazioni e andiamo un po' a scoprire questa astronave. Ecco, abbiamo trovato erzale. Sale, sale non fa male. E allora, quindi adesso survivals, waters. Ok, allora giusto, anche il pesce di prima. Solo che vediamo un po' se magari con le statistiche, vabbè, no, niente, niente statistiche, mangio questo quello che c'è umano. Vedete, mentre vi crea questo piccolo crafting così e ve lo dà. E noi adesso se mangiamo è pesce, che basta cliccare così, vedete, è aumentato 64. Allora ragazzi, mi è venuto un dubbio perché in realtà non so se posso già crearlo. E lo posso già creare, ragazzi, mi pare, perché il silicone l'abbiamo creato qua. Quindi probabilmente abbiamo tolto il nostro primo obiettivo. Possiamo creare il coltello e così almeno siamo belli armati per i mostri. Perfetto, ecco il nostro coltellino. Porca puttana, che cacchio di pesci! Adesso piove tipo giganti, guarda che roba! Oddio, questo è un tipo uno stormo. Non mi frega niente. No, non mi frega niente, no. Devo attaccarle, ma queste mi spaccano. Ma che cacchio so? Ma sono pesci. Questi sono incredibili. Comunque l'avevo detto, ragazzi, eh. Guardatevi il mega fail che ho detto prima. Non ho mai visto pesci grandi. Guardate che roba. Porca puttana. 3. Allora ragazzi, diciamo che i primi due obiettivi li abbiamo fatti, nel senso che il coltello l'abbiamo creato, abbiamo un po' esplorato il mondo e inoltre vi ho fatto vedere anche come si mangia. Lasciate un bel like, commentate il video dandomi qualche suggerimento, ragazzi, perché io sono completamente nuovo in questo mondo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio. No, porco due, non ci voglio credere.